hanno appena dato notizia delle cattive condizioni di salute di Kim Jong-un, il leader della Corea, il capo della Corea del Nord. Sappiamo che le notizie sulla Corea del Nord vanno sempre verificate, vanno sempre già aspettare conferme, ma comunque è un'occasione per parlare della Corea del Nord, perché a noi credenti interessa molto. Qual è la situazione? Ricordo che la situazione sociale non ha molti problemi, è solo un sistema diverso dal nostro, dove non c'è la proprietà privata. E quindi a ognuno viene dato quello che serve, sulla base del numero dei familiari, la casa, il lavoro, eccetera. È tutto gratuito, lo studio, la casa. I generi di prima necessità costano pochissimo, è un sistema diverso dal nostro. E quindi io non sono particolarmente triste per la situazione economica. Loro hanno questo sistema in cui c'è questo capo assoluto, c'è questa famiglia, Kim Jong-un adesso, che governa. D'altra parte le famiglie che governano in Oriente sono abbastanza comuni. E come sistema, come ho detto, è solo diverso dal nostro. Noi siamo schiavi del denaro, siamo schiavi del mercato, abbiamo valore soltanto perché consumiamo, diamo soldi al sistema, altrimenti veniamo scartati e veniamo distrutti rapidamente. Quindi vabbè, è un sistema diverso dal nostro, ma la società era bella, era dolce, ricordo le persone molto dolci, molto gentili, ed erano tutti abbastanza felici, abbastanza sereni. E forse il problema più grosso è quello della loro filosofia. Si pensa che sia uno stato ateo, non è uno stato ateo, c'è una religione, una filosofia che viene insegnata a scuola e viene praticata, tutti credono a questa filosofia che si chiama Yuche o Yuche. La cosa per la quale dobbiamo pregare è il fatto che questa religione, questa filosofia, è l'esatto contrario della fede cristiana, della fede, della nostra fede. Perché? Perché l'affermazione centrale di questa Yuche, che è veramente dominante come filosofia, come è un tipo di religione in Corea del Nord, ripeto, la si insegna fino da quando i bambini vanno all'asilo, si insegna questa filosofia fino all'università. L'affermazione centrale è: l'uomo è onnipotente, quindi è esattamente il contrario di quello che affermano i credenti. Dio è onnipotente. Invece la filosofia Yuche, l'uomo è onnipotente. Questa è la cosa per la quale dobbiamo pregare, non tanto che scappino, molti pensano, organizzano le fughe, no, è bene che invece rimanere lì e avere la possibilità di testimoniare con il nostro amore. Certo, non è possibile fare campagne di evangelizzazione per le strade, ma per nessuna religione, per nessuna ideologia, per niente si può fare propaganda pubblica, no? Quindi ricordo quando sono stato lì in Corea del Nord, non perdevo occasione per parlare di amore, 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 cos'è l'amore? E questa è la cosa forse di cui la Corea del Nord ha più bisogno, l'amore. Non è tanto un cambiamento di sistema, è soltanto un cambiamento di forma, ma la sostanza della schiavitù rimane, si cambia padrone. Invece di un regime si è schiavi del denaro, come ho detto, del consumo. Bellissima quella fotografia che è uscita qualche anno fa di Barbara Kruger, che dove c'è scritto "I shop, therefore I am", compro, quindi esisto. E si fa riferimento alla frase di Cartesio, del filosofo, che diceva "cogito ergo sum", penso, quindi esisto. Oggi invece no, compro, quindi esisto se compro, altrimenti vengo
emarginato. E io avevo messo sul mio libro, ho messo sul mio libro dell'anno, tra i motti, ne ho messo uno che dice: siamo passati dal cervello al carrello, da cogito ergo sum a compro, quindi esisto, dal cervello al carrello. Purtroppo la nostra società è la società del carrello, in cui il carrello ha sostituito il cervello. Quindi non mi preoccupo della situazione interna. Le persone hanno tutto quello che serve per poter vivere degnamente. E quindi non è quello il problema, neanche quello della successione, perché ripeto, in Oriente è una cosa abbastanza normale. Il primo Kim Il-sung aveva sconfitto i giapponesi, che avevano fatto cose atroci. Quello che ha fatto Hitler era da educande rispetto a quello che hanno fatto i giapponesi nei posti dove arrivavano, in particolare contro i coreani. Quindi va bene, avendo liberato la Corea da questo terrore, questa famiglia è stata sempre riconosciuta come famiglia leader, e quest'ultimo leader, Kim Jong-un, stava avviando anche un periodo illuminato dal suo punto di vista. Quindi, perché parlare della Corea del Nord? Perché dobbiamo, credo, abituarci a pregare per questa nazione in maniera molto forte, molto potente. Vi invito a pregare. L'occasione è questa notizia, vedremo come si svilupperà, se sarà vera, se sarà falsa, se le cose peggioreranno. La situazione è complessa, perché non ci sono eredi, diciamo. La persona più potente è la sorella di Kim Jong-un, ma non si sa come si svolgerà, si svilupperà. Molto potenti sono i militari in Corea del Nord, e quindi aspettiamo ulteriori notizie. Ma nel frattempo vi invito a fare un cartoncino con scritto Corea del Nord, oppure chiedete via internet una cartina della Corea del Nord e mettete, incollatela da qualche parte. Preghiamo fortemente per questo popolo. Un popolo fiero, un popolo che vuole vivere, che vuole crescere, e non facciamoci delle idee sbagliate. Quando si dicono tante cose sulla Corea del Nord sembrano assurde, ma molte volte sono false, no? Quindi l'invito di questo video è: preghiamo per la Corea del Nord, fatevi un cartoncino, stampatevi una cartina, incollatela sul frigorifero, mettetela nel vostro quaderno di preghiera, mettetela nella vostra Bibbia. Inauguriamo una campagna potente di preghiera per la Corea del Nord, non tanto per il sistema, per queste cose, lo ripeto, ma perché possano conoscere l'amore di Gesù, perché possano dare la vita a Gesù. Questo è il punto per il quale dobbiamo pregare. Voi direte: ma è impossibile? Non è impossibile. La stessa cosa mi è successa quando c'era l'Albania di Enver Hoxha, prima della liberazione. Sono andato diverse volte, ho organizzato dei viaggi, eccetera, e andavo a portare, parlavo anche lì dell'amore, e ho invitato tutte le persone possibili a pregare per l'Albania. E alla fine, un miracolo, l'Albania si è aperta incredibilmente, si è passata in una situazione terribile in cui tutte le sette sono entrate, hanno approfittato. Ma comunque l'apertura c'è stata e la libertà di predicare anche il Vangelo c'è stata. Adesso dobbiamo predicare, dobbiamo pregare che si possa predicare il Vangelo in Corea del Nord. Il Signore stabilirà i metodi col quale lo faremo, ma preghiamo fortemente. Ripeto, stampatevi una cartina. Fatelo seriamente, mettete la cartina nella Bibbia, incollatela in cucina, in casa, e preghiamo per questo popolo. Questa filosofia è incredibile, no? L'uomo è onnipotente. Sono stato in una torre che è la Torre della Yuche, dedicata proprio a questa filosofia. Era una torre di 75 metri e in alto c'era raffigurata una fiamma che andava verso il cielo, cioè l'uomo che raggiunge il cielo. Non ci sono limiti per l'uomo, secondo questa filosofia. Preghiamo per questo, che capiscano che invece ci sono dei limiti, che il Signore
crei dei mezzi per poter portare il Vangelo a questo meraviglioso popolo. Io ho un ricordo bellissimo di questo popolo, dolcissimo, della Corea del Nord. Poter raccontarvi tanti episodi molto belli, ma mi limito per questa volta a chiedere la preghiera potente, come ho detto, per la Corea del Nord. Vedremo miracoli molto presto. Vi ricordo il mio sito www.valladanilo.it, dove avete tante informazioni, oltre a tutti i video che potete vedere sul mio canale. Vi ricordo questo sito www.valladanilo.it e vi auguro una buona giornata, benedetta dal Signore. A presto.